riempisce quest'acqua nei nostri cuori e ci rinfresca, ci lava, soprattutto ci rinfresca, ci disseta. Cantiamo Spirito di Spirito, ti ringraziamo. Santo Spirito, ti ringraziamo. Ti benediciamo. Ti benediciamo. Ti adoriamo. Ti adoriamo. Ti sei degnato di abitare nel mio cuore. Ti sei degnato di abitare nel mio cuore. E mi fai sperimentare la pace di Dio. E mi fai sperimentare la pace di Dio. L'amore del Padre che è nei cieli. L'amore del Padre che è nei cieli. Grazie, Santo Spirito. Grazie, Santo Spirito. Perdonami che così poco ti ho ascoltato. Perdonami che così poco ti ho ascoltato. Che così poco ti ho cercato. Che così poco ti ho cercato. Che così poco mi sono rallegrato di te. Che così poco mi sono rallegrato di te. Adesso lo chiamiamo con un nome speciale che viene dalla Bibbia, uno dei suoi nomi più belli. Potenza né per forza, sottinteso siamo vivi, ma per l'amore di Dio. Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio. L'intimo del cuore. O Spirito Santo, soffia su ognuno di noi. Lo cantiamo ricordando quello che ha fatto Gesù la sera della risurrezione, quando è apparso tra gli apostoli. Racconta Giovanni al capitolo 20 che alitò su di loro e trasmise la pace che veniva dalla sua morte e risurrezione. Alita, o Spirito Santo, soffia su ognuno di noi. Soffia su ognuno di noi. Infiamma i nostri cuori. Infiamma i nostri cuori. Vieni, o Spirito di Dio. Vieni, o Spirito di Dio.
Ecco, ogni tanto mettiamo l'attenzione a quello che avviene nel nostro cuore, perché nel profondo, al centro di noi stessi, dove noi siamo una sola persona, siamo uno, abita lo Spirito Santo e agisce lo Spirito Santo in noi. Quindi se noi vogliamo bene allo Spirito Santo e vogliamo che Lui stia bene con noi, un orecchio dobbiamo metterlo a quello che succede nel nostro cuore, dove Lui ispira, consola, pacifica, brucia il male del peccato nell'intimo del nostro cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, noi siamo venuti qui per fare un regalo al Signore, di intercedere per la pace in Ucraina, che ce n'è tanto bisogno. E siamo come persone che portano al Signore una grande offerta, non solo il grande bisogno di pace, anche la paura che abbiamo del futuro, ma portiamo al Signore noi stessi come persone che intercedono per la pace del mondo. E affinché questo possa avvenire con grande frutto, dobbiamo ricordare questa parola che c'è nel Vangelo di Matteo 5:23, capitolo 5, che dice così: se tu stai per presentare un dono al Signore, un'offerta, come siamo noi stessi adesso, e ti ricordi che qualcuno ha qualcosa contro di te, fermati, lascia lì il tuo dono, va prima a riconciliarti col tuo fratello, con la tua sorella, che ha qualcosa contro di te, e poi torna a offrire il tuo dono. Ecco, allora noi vogliamo mettere in pratica questa parola di Gesù, che è un lascia passare, affinché le offerte che facciamo a Lui, anche quando andiamo alla messa o in preghiera personale, arrivino al suo cuore e siano corroborate proprio dalla potenza dello Spirito Santo, che è amico della pace. Allora facciamo un nuovo atto di perdono di tutti quelli che ci hanno fatto soffrire, compresi noi stessi, a volte anche un atto di perdono anche verso noi stessi, ma soprattutto cominciamo da quelli esterni a noi, diciamo, a volte sono nostri parenti, familiari, amici, ambito di lavoro, eccetera, c'è sempre qualcosa che ci fa soffrire, qualche ingiustizia che dobbiamo sopportare. Allora diciamo così: Signore Gesù, Signore Gesù, grazie della tua parola che ci illumina, grazie della tua parola che ci illumina e che ci aiuta a combattere il male dentro di noi, che ci aiuta a combattere il male dentro di noi. Rendici capaci di un nuovo perdono. Rendici capaci di un nuovo perdono. Verso chiunque sia stato ingiusto con noi. Verso chiunque sia stato ingiusto con noi. Ora vi invito per un momento a pensare a qualcuno a cui volete rivolgere questa preghiera di perdono. Prendiamo uno in rappresentanza di tutti, diciamo, possono essere anche più di uno, a volte anche ci può essere un perdono, una mancanza di perdono verso noi stessi, quando non accettiamo noi stessi per alcuni sbagli del passato e per alcune circostanze della nostra vita. Inglobiamo tutti in questa forte preghiera. Dite con me: Padre Santo, nel nome di Gesù, in obbedienza al suo Vangelo,
voglio perdonare di cuore tutto a tutti. Voglio perdonare di cuore tutto a tutti. Ecco, adesso lo dobbiamo ripetere questa piccola frase, cercando di entrare in una decisione di perdono, cioè di fare del bene anche a chi ci ha fatto del male. Vogliamo perdonare di cuore tutto a tutti. Lo diciamo in prima persona, perché la battaglia è anche molto personale. La comunità ci aiuta, io vi aiuto guidandovi, però il nodo duro è una decisione di ciascuno di noi. Se noi decidiamo, entriamo in questa volontà di perdono e di misericordia e avviene una riconciliazione nel nostro cuore con Dio, poi con le persone a volte sì, a volte no, però questo dipende anche dalla loro libertà. Noi non dobbiamo preoccuparci tanto della reazione degli altri quanto della sincerità del nostro perdono, perché lì si gioca la nostra pace, il nostro futuro e anche il bene che possiamo fare agli altri. Padre Santo, nel nome di Gesù, in ubbidienza al suo Vangelo, perdono di cuore tutto a tutti, e specialmente a questa persona che tu conosci. Benedicila, nonostante il male che mi ha fatto. Benedicila, abbi misericordia di lei, non tener conto del male che ha fatto, e tieni il mio cuore libero da ogni risentimento. Amen. 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 Grazie, Signore. Grazie, Signore. Ecco, adesso passiamo a questa seconda parte in cui voglio dirvi qualche cosa su questo cosiddetto, come lo chiamo io, combattimento contro il peccato. Stasera facciamo un insegnamento un po' particolare, spero che io riesca a dirvelo bene e che voi riuscite anche a capire. Partiamo per capire l'importanza di questa lotta contro il peccato, partiamo da una rivelazione privata, ma molto molto diffusa, autorevolissima, privata in confronto alla rivelazione che abbiamo avuto col Vangelo, con gli Apostoli, che è avvenuta a Fatima il 13 di luglio 2017, nella terza apparizione della Madonna ai bambini, ai pastorelli, che è stata un'apparizione lunga dove ha fatto vedere l'inferno, ha parlato della guerra. A un certo punto la Madonna ha detto: questa guerra sta per finire, ma se non si cessa di offendere Dio con il peccato, sotto il pontificato di Pio XI ne scoppierà un'altra peggiore. Ecco. E poi la Madonna chiedeva sempre di dire il rosario per la conversione dei peccatori, fare sacrifici, eccetera, eccetera. Queste parole della Madonna mi hanno tanto colpito in questi giorni, perché se voi guardate la televisione, internet, eccetera, di questa guerra si parla molto, quella dell'Ucraina in particolare, ma sempre a un livello militare, a un livello politico, a un livello economico, ragione di qua, ragione di là, come facciamo? Ma c'è una dimensione spirituale e morale profonda che attiene alla relazione con Dio. Il distacco da Dio, l'indifferenza verso Dio, l'ostilità verso Dio, che è molto diffusa nella società moderna, è una causa profonda di ogni inquietudine che c'è nel mondo, dell'odio e anche della privazione di una difesa
dal male, dal potere di Satana, che avviene in noi quando siamo legati a Dio, quando siamo in amicizia con Dio, quando il suo spirito può abitare in noi. Privati di questa grazia, noi diventiamo in balia delle forze del male che ci spingono verso il risentimento, verso l'odio, sotto il fenomeno grande della guerra c'è una grande azione dello spirito del male che vuol distruggere la vita di tante persone, non solo per quanto riguarda l'esistenza terrena, ma anche per quanto riguarda la vita eterna dopo la morte. La guerra, anche nell'Apocalisse, presentata non solo come un flagello, ma come una grande alleata di Satana, del potere di Satana. Ecco, e questo legame misterioso, è un legame misterioso, non è che si può capire più di tanto oppure precisare chissà quanto, questo legame misterioso tra il peccato e il male del mondo e anche la guerra è anche attestato dalla rivelazione cristiana antica, dall'Antico Testamento già, poi anche da Gesù. Per esempio, quando nell'Antico Testamento, l'abbiamo sentito pochi giorni fa, si narra la storia di Ninive, questa città che aveva tanto male, eccetera, e stava per sprofondare via, eccetera. Il Signore gli manda Giona, vai a Ninive, predica, annuncia quello che succederà se non si convertono. Anche lì si vede chiaramente questo legame tra il male che loro facevano e la prossima distruzione verso la quale correvano. E dopo anche Giona, che non ci voleva andare a Ninive perché c'era un'inimicizia tra Israele e Ninive, era una potenza che aveva fatto tribolare molto Israele, avevano paura gli Assiri, eccetera. E ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Perché? È la forza del peccato che va verso le sue ultime conseguenze. Forse ricorderai anche il racconto della Genesi, quando prima del peccato Dio dice ad Adamo e ad Eva: puoi fare tutto quello che vuoi, però l'albero al centro del giardino, da cui dipende la conoscenza di tutto, non devi toccarlo perché non sei Dio, e se ne mangerai comincerai a morire. Da quando tu mangerai di questo frutto, cioè disubbiderai a me, vorrai essere come me, comincerai a morire. E la conseguenza del peccato, la guerra, la morte, la malattia, le divisioni, sono tutte un anticipo della morte. Ecco, quindi c'è questo legame misterioso che oggi non è tanto dichiarato. Oggi tutte le analisi sono a livello, diciamo, più superficiale, diciamo, di tipo politico, economico, come dicevo prima, militare, eccetera. Ma la ragione profonda di tanti mali è il peccato, il distaccarsi dell'uomo da Dio, il fare il male a livello morale, da cui poi viene il male fisico, vengono tante cose. Ecco, questo già nell'Antico Testamento. Ricordiamo anche, per esempio, la storia del diluvio, il diluvio, eccetera, altre cose. Adesso però, con la venuta di Gesù, la coscienza del peccato fa un salto di straordinaria profondità. E per capire il peccato dopo che Gesù è venuto, dobbiamo fare un paragone, diciamo. Prima di Gesù, senza Gesù, il peccato si presenta a noi come una trasgressione della legge, come un fare il male conosciuto. Per esempio, noi diciamo: ognuno deve rispettare la roba degli altri, non bisogna rubare. Ecco, se tu rubi fai un male. Quindi il male a questo livello è infrangere una legge, oppure tu devi essere fedele alla parola data, se tu tradisci fai un male morale, diciamo, che riguarda una legge, una norma buona. Ecco, ed è così, all'inizio è così.
In particolare, la norma che noi non dobbiamo violare è quella della nostra coscienza, perché non basta la regola esterna, il comandamento esterno, per esempio non avrai altro Dio fuori di me. Poi bisogna vedere come questo comando risuona nel tuo cuore. È la sintesi della legge di Dio per te. È nell'intimo del tuo cuore, è quello che ti dice la coscienza. Per cui cosa succede? A volte noi agiamo, capiamo che la cosa non è giusta, ma la facciamo lo stesso. Questo è un peccato e si vede a confronto con la coscienza. Come anche qualche volta noi nella coscienza sentiamo che dobbiamo fare qualche cosa. Per esempio, a me viene spesso che devo pregare di più. Devo studiare le cose di Dio per poterle spiegare, eccetera. E se io non lo faccio, quello per me è un peccato. Uno nel cammino della vita, per esempio, capisce, andando avanti, capisce delle cose che prima non aveva capito. Con quella coscienza, quella luce che ha, si innalza il livello del peccato e anche della grazia. Cioè noi dobbiamo seguire quello che Dio ci chiede attraverso la coscienza, quello che capiamo di volta in volta. Ecco, questo è un po' prima della venuta di Gesù, già si può arrivare a questo, ci può arrivare anche un non credente a questa condotta buona in relazione alla coscienza. Ma quando arriva Gesù, questo mistero del peccato, come altre cose, si manifestano in un modo nuovo, più alto, e cioè il peccato non è più solo una trasgressione di una legge, di una norma buona, giusta, ma diventa una offesa alla persona di Gesù, alla persona dell'Eterno Padre. Ecco, perché c'è questa relazione tra l'agire umano e la relazione con Dio? Perché nell'agire noi scegliamo di avvicinarci a Dio o di allontanarci da Lui. Attraverso le scelte morali buone, noi non rispettiamo solo una legge, ma ci avviciniamo a Dio che ci ha fatti intelligenti e liberi e attraverso il bene ci apre la sua strada. In ogni scelta morale è implicato Dio stesso. Ecco perché noi diciamo, secondo il Catechismo antico, che il peccato è un'offesa a Dio, disubbidendo alla sua legge, ma non perché Dio è permaloso, ma perché ci ha fatti capaci di andare verso di Lui, di andare verso il bene. Quindi è importantissimo che noi prendiamo coscienza di questo e anche della nostra responsabilità di agire bene perché il Signore sia contento di noi e perché noi facendo il bene ci avviciniamo a Lui, diamo a Lui la possibilità di abitare in noi, di condurre la nostra vita, di agire nel nostro cuore. Ora questo Dio non lo può fare da solo perché ci ha fatti liberi, ci ha fatti liberi e man mano che noi facciamo scelte buone, allora ci avviciniamo a Lui e Lui può, come si dice, agire in noi e anche prendere dimora in noi, abitare in noi. Ecco, non so se mi sono un poco spiegato, quindi a livello naturale il peccato è trasgredire una norma, una legge, soprattutto quella della propria coscienza che ci dice dov'è il bene, dov'è il male. Però il peccato poi c'ha una profondità che io dico trinitaria, trinitaria perché ha a che fare con le tre divine persone, innanzitutto con Gesù che è maestro di vita, ma anche con lo Spirito Santo. C'è una parola, credo che sia nella seconda lettera ai Tessalonicesi. No, no, è nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 30, che dice così:
non contristate lo Spirito Santo col quale foste segnati, sfragis vuol dire proprio un marchio, per il giorno della redenzione. Ecco, non contristate, cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi facciamo il male, si ripercuote nel cuore dello Spirito Santo. Ecco, quindi se noi vogliamo avere questa relazione bella con Dio e vogliamo che Dio sia contento di noi, dobbiamo assumere la lotta contro il peccato e il combattimento morale. Combattimento morale, lotta contro il peccato è ciò che ci fa avvicinare a Dio e diventare una dimora dove Dio sta bene. Dove Dio sta bene, può ripetere su di noi: questa è la mia figlia prediletta, questo è il mio figlio prediletto, come ha detto di Gesù sul Tabor e anche al Giordano durante il battesimo. Ecco, questo è un po' il quadro teologico. Adesso facciamo una domanda un po' più pratica, perché noi qui ci dobbiamo aiutare poi nel combattimento pratico. La domanda è questa: noi tutti, chi più chi meno, chi prima chi dopo, chi in modo grave, chi in modo lieve, tutti facciamo dei peccati finché siamo sulla terra. Ecco perché la messa all'inizio ci dice: per celebrare degnamente riconosciamo i nostri peccati. Ecco perché nella Santa Maria noi diciamo alla Madonna: prega per noi peccatori. Ecco, c'è un'inclinazione in noi, c'è un'inclinazione al male sotto forma di superbia, di lussure, di egoismo in pratica, cioè anteporre quello che sentiamo nel cuore distinto a ciò che Dio desidera da noi. Ecco, allora la domanda è: come fare per combattere meglio i peccati e liberarci dai peccati? Perché questo è un contributo profondo alla pace. Prima per noi, poi adesso per l'Ucraina. Io stasera vi invito ad assumere questa lotta per intercedere per la pace in Ucraina, però si può fare anche per la pace in famiglia, la pace nei propri cuori, eccetera. È una cosa sempre molto utile. Allora, la prima cosa è: dobbiamo dare più importanza alla voce della nostra coscienza, perché è quella per noi la legge di Dio da seguire praticamente. Le norme esterne sono tante, bene che ci sono, se no la coscienza diventa cieca senza l'aiuto delle norme esterne. Però quando io mi trovo in una situazione pratica, per esempio, a volte sono cose gravissime, c'ho un mio parente, devo fargli fare queste cure oppure le devo sospendere, oggi capitano anche queste decisioni, devo cercare di capire cosa è giusto davanti a Dio e cosa mi dice la ragione orientata al bene, quindi la voce della coscienza. Oppure, per esempio, io sono incappato in una relazione affettiva un po' storta, perché anziché stare con mio marito, un po' sto con lui, poi sto con un altro, eccetera, eccetera. E in certi momenti, quando io prego, dico: Signore, aiutami, illuminami, capisco che lì la cosa non va bene, anche se oggi tutti lo fanno, però quando io mi fermo, rifletto, sento che non è giusto, davanti a Dio non è giusto. E allora io, se voglio liberarmi dal peccato, devo seguire questa voce della coscienza, che è la voce della verità compresa in un certo contesto, anche se in modo imperfetto, diciamo, però da lì si parte. Poi la seconda cosa di cui abbiamo bisogno è ascoltare la parola di Dio, la sua legge, ascoltarla, perché questo ascolto della parola di Dio illumina la coscienza, a volte la raddrizza, perché la coscienza è come un occhio interiore. Un occhio interiore, se non c'è la luce, anche se tu c'hai 10 gradi, che cosa vedi? Buio. Ecco, la parola di Dio è come una luce,
Quindi bisogna ascoltare la parola di Dio, conoscere un po' i comandamenti, eccetera. E piano piano la coscienza, che è una coscienza che va verso la verità, si illumina e diventa sempre più matura. Ecco, questo a livello di base. Adesso però devo dirvi qualcosa per la lotta quotidiana contro il peccato, la lotta quotidiana, come facciamo? Andando avanti, nonostante che noi ci abbiamo buone intenzioni, ogni tanto facciamo un buon proposito, alla mattina vogliamo ricominciare, eccetera, eccetera, questa è una cosa bellissima, però ogni tanto sbagliamo. È vero che sbagliamo? O c'è qualcuno che non sbaglia mai? Sbagliamo, perché siamo incostanti, poi mormoriamo, tante piccole cose, eccetera. Allora, niente paura di questo, perché il Signore lo sa, Lui è venuto apposta. Chi non ha coscienza di peccato, alla fine non ha neanche Gesù che è il salvatore dai peccati. Quindi niente paura, però serietà e anche direi strategia, sapere come fare nel combattere il peccato. Allora, quando noi sbagliamo, di solito il Signore subito ci dà una grazia per illuminarci su quello che abbiamo fatto. Di solito ce la dà subito. Solo se noi siamo proprio testoni, 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 alla fine questa grazia del Signore diminuisce e non ci accorgiamo più del male. Ma se noi abbiamo buona intenzione e vogliamo andare avanti bene, dritti, Lui subito ci dà una luce nel cuore e ci dice: no, questo non va bene. Gli hai detto quella brutta parola, è scappata, però non va bene. Allora, quando noi ci accorgiamo di questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo subito raccogliere quella spinta di pentimento che la grazia del Signore ci dà. La spinta di pentimento non è sempre un dolore molto profondo, a volte è solo una luce nella mente che ti fa capire, vedi, tuo marito, poveraccio, è rimasto così, gli hai detto quelle brutte parole. Lui mica c'entrava con tutto questo disordine che si è creato, l'ha fatto così, faccio un esempio, ce ne sono tanti. E allora tu ti accorgi, no? Non scoraggiarsi e pentirsi. Cosa vuol dire pentirsi in profondità? Vuol dire riconoscere che quel comportamento non è giusto davanti a Dio e dispiacersi di averlo commesso. Dispiacersi soprattutto non solo perché è un danno a noi, questo già va anche bene come ragioni, ma soprattutto perché è un dispiacere per Dio. È come se Dio vede allontanarsi un figlio in malo modo. Ecco, quindi pentirsi subito. Signore, mi dispiace. Sant'Ignazio, sapete cosa dice anche? Perché lui è un tipo pratico, eh? Dice: mettere la mano sul petto se nessuno ti vede, per dire al Signore: mi dispiace, riconosco che ho sbagliato, mi pento, mi dispiace. Questa è la cosa più importante. Questo pentimento, soprattutto per i peccati veniali, cioè per quelli che non spengono del tutto il rapporto con Dio, già ci rialza. Già ci rialza. Questo pentimento è importantissimo, eh? Ci rialza. Pensate che se io vado alla confessione, il prete in modo solenne mi dice: io ti assolvo, se tu non sei pentito, quel intervento, che è un intervento sacramentale stabilito da Gesù, non ti fa nulla. È come se io dicessi le parole della consacrazione: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, sopra il telefonino. Manca la materia stabilita da Gesù. La materia dell'assoluzione, del sacramento, è il pentimento. E per i peccati veniali, quelli che non spengono il rapporto con Dio ma solo lo indeboliscono, spesso basta per annientare quel male che io ho fatto nel rapporto con Dio. Quindi dobbiamo allenarci subito. Subito, non aspettare. Noi purtroppo, questo anche forse per colpa di noi preti che non insegniamo, a volte ci passiamo sopra, quasi ci scusiamo delle cose davanti a noi stessi. E questo cosa fa? Che quel male che tu hai fatto rimane e a volte mette radice.
E non è buono, come uno che si sporca, se non si lava subito, e quella macchia rimane, poi ne fai un'altra, ne fai un'altra. Allora, la lotta contro il peccato è principalmente questo esercizio. Appena sbaglio e mi accorgo, Gesù mi dà questa luce, mi fermo un attimo, subito. Mi pento, Signore, mi dispiace. Ecco, dopo di questo, adesso saliamo, in questa lotta, ci sono vari passi. Un altro passo importante è affidarsi al potere di Gesù. Gesù ha il potere di distruggere i peccati e farli diventare esperienza del suo amore, della sua misericordia. Solo lui ha questo potere. Noi siamo fortunati che conosciamo questo, lui ce l'ha rivelato. Allora, dopo il pentimento, vicino al pentimento, io aggiungo, Signore Gesù, mi affido a te. Mi affido a te come colui che mi può lavare, anzi come colui che può trasformare i peccati in contesto di grazie nuove, di grazie speciali. Gesù c'ha questo potere. Ricordate, per esempio, quando va da lui la donna peccatrice, e gli altri criticano anche perché permette a lei di baciargli i piedi, così piangeva. Che cosa dice a Simone, fariseo? Vedi questa donna, questa lei ha avuto un grande perdono perché ha molto amato. Alcuni anche traducono all'inverso, ha molto amato perché ha avuto un grande perdono. Cioè il Signore ha questo potere e si vede nella storia di grandi santi che prima erano grandi peccatori. Cioè trasformare questa che è la ferita più profonda del nostro cuore, la radice del male serio nella nostra vita, in un'esperienza del suo amore. Quindi, sapendo questo, stasera voi lo sapete meglio perché io ve l'ho spiegato chiaro, allora dopo il peccato dobbiamo dire, mi pento, mi affido a te, o oh Signore, mi affido a te, alla tua grazia, e ti ringrazio che sei venuto per me, proprio quando ero in questa situazione brutta, difficile del peccato. Ecco, secondo gradino, affidarsi al Signore che è venuto per i peccatori è venuto. Quindi la sua grazia agisce in noi man mano che riconosciamo questa parte del nostro cuore, della nostra vita. Terzo passo. Questo affidarci a Gesù ci apre una porta di recupero del male, soprattutto in ordine al futuro, non tanto al passato. Cioè, posso rinnovare con sincerità il proposito di evitare quel comportamento. Si diceva nel Catechismo di Pio X, promettere di non farlo più. Attenti su questo, perché qui c'è anche una radice, una causa per la quale diverse nostre confessioni non fanno tanto frutto. Perché a volte è debole il pentimento, a volte è debole l'affidamento a Gesù. Qualche volta manca un sincero proposito. E se noi vogliamo affinare le armi della battaglia contro il peccato, dobbiamo essere più concreti, più precisi. E ve lo dico con un insegnamento della Chiesa ai sacerdoti. La Chiesa ai sacerdoti dice che quando danno la penitenza deve essere aderente al pentimento e ai peccati che i fedeli accusano, perché dice ognuno curi il suo male con una medicina adatta. Qui abbiamo un amico dottore tra di noi. Se voi andate dal dottore e gli dite io ho mal di testa e questo vi dà una medicina per la pelle, che cosa fa questa medicina? Oppure ho male qua, cioè la medicina deve essere adatta al male che uno ha. Così anche il proposito che noi facciamo deve essere non che domani sarò più buono o sarò più paziente qua e là,
No, se io per esempio dico brutte parole con la lingua perché perdo le staffe, allora il proposito è controllo della lingua. E quando comincio ad arrabbiarmi, vedo che sale un po' il discorso, la temperatura, metto uno cerotto oppure me ne vado da un'altra Una stanza. macchina da cucire, facciamo una bella cucitura. Questo per dire, se io ho pensieri per esempio contro la castità, contro la purezza, devo fare un proposito su questo, eccetera, eccetera. È uno sforzo mentale enorme. Esatto, allora abbiamo detto tre Immaginare cose, tutto vediamo se ve le chiaramente. ricordate. Questa lotta contro il peccato che ci capita di fare, cosa dobbiamo fare? Sentirci, Primo, no, pentirci. Secondo, affidarci a Gesù. affidarci. Terzo, promettere di Promettere. cambiare su quel punto. E anche la Chiesa, l'ascesi della Chiesa, la sua esperienza, consiglia proprio di fare esercizi, perché non è facile a noi cambiare certe abitudini. Ecco, fare esercizi mirati su quel difetto che abbiamo, su cui, dove tendiamo un po' a sbagliare. Va bene? Ok. Ecco, aggiungo un'ultima cosa e concludo. Che differenza c'è tra questa lotta che ho descritto adesso, che si fa quotidianamente per le piccole cose, e il pentimento della confessione quando vado dal sacerdote a confessarmi ogni tanto? Che differenza c'è? Dunque, questo che abbiamo detto è un'arma quotidiana che il Signore ci dà, che è legata alla verità e all'impegno. La verità del peccato come funziona è al nostro impegno. Questo fa tanto per i peccati veniali, quelli che non spengono la carità, la relazione con Dio del tutto. Questo potrebbe bastare per ristabilire la relazione con Dio e la carità. E noi difettiamo molto di questo. Questa cosa qui dobbiamo esercitarla di più, perché forse non ci è stata insegnata abbastanza, noi la trascuriamo e poggiamo molto sul sacramento. Andiamo al sacramento, due parole, ti assolvo e pensiamo che lì si risolve tutto. Non è così, non è così, perché i sacramenti sono, si dice, sacramenti della fede, quindi se tu non credi al mistero che ti implica, non funziona il sacramento. Però il sacramento cosa fai? Cosa dobbiamo fare nel sacramento? Intanto dobbiamo capire che il sacramento della riconciliazione, una cosa seria, è istituito fondamentalmente per i peccati mortali. Cosa vuol dire i peccati mortali? Comportamenti che implicano fortemente la libertà, contrari a Dio e alla sua legge, comportamenti importanti. Per esempio, se io cado nell'odio e non lotto per perdonare, questo può rompere del tutto l'amicizia con Dio e la comunione con Lui. È una cosa grave. Io, grazie a Dio, non ho questa esperienza, forse nessuno di noi. Ma se uno ha l'esperienza di aver vissuto nell'odio verso gli altri, verso se stessi, eccetera, capirà come in questa situazione non si riesce a credere nell'amore di Dio, ad affidarsi a Lui, non si può sentire parlare di Dio. Queste sono cose troppo gravi. Il Signore, quando siamo così, ci cerca Lui, perché noi scappiamo da Lui. Per fortuna Lui ci cerca, mo con una batosta della vita, mo con una predica, mo con qualche cosa, per scuoterci e suscitare un pentimento di quello. Allora, se io sono così, devo andare a confessarmi, perché quello che abbiamo detto prima non basta per raddrizzare una situazione di questo genere. Vado dal sacerdote se sono pentito. E gli dico: Padre, purtroppo ho fatto questo, ma sono pentito. Lui ascolta a nome di Gesù e della Chiesa. Se
se lui vede che c'è questo pentimento e quindi anche il proposito di cambiare, perché il pentimento sincero racchiude il proposito, allora lui a nome di Gesù dice quelle parole semplici: io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Queste parole, che sono così semplici, praticamente sono onnipotenti, perché le dice Gesù stesso. E Gesù, è il potere di Gesù che agisce. Quando il prete dice io ti assolvo, non è l'io di Padre Amedeo, è l'io di Gesù risorto che si serve di Padre Amedeo per distruggere il grande ostacolo fatto dal peccato che tu hai fatto. L'ostacolo tra te e Dio lo distrugge, come farebbe per esempio un sole potente di fronte a un mucchio di ghiaccio, un pezzo di ghiaccio. Se c'è il sole proprio, si scioglie, non c'è più. Così è la potenza del sacramento. Quindi, quando io sono in peccato mortale, il Signore mi dà questa grazia di capirlo, devo correre dal prete. Qualunque prete sia, anche il più storto che c'è sulla terra, basta che lui ha il potere di Gesù di assolvermi. Ecco, io qui racconto, spero di non stancarvi troppo, teniamo sott'occhio l'orologio, racconto quello che mi è capitato a Međugorje. A Međugorje una volta io sono andato lì in un castello di Nancy e Patrick, due signori canadesi che avevano avuto una vita storta abbastanza, molto atea, quattro figli, uno più storto dell'altro. Poi hanno avuto questa chiamata da Međugorje e sono andati lì. Poi hanno fatto una grande conversione, hanno creato una casa perché era gente molto ricca, e ospitavano gratis i sacerdoti religiosi. Questo signore, in mia presenza, con tante persone, ha raccontato un po' la sua vita, dicendo che lui, all'età di circa 13 anni, si era allontanato dalla Chiesa per uno scandalo di un sacerdote, non ne voleva sapere più, non andava più in Chiesa, niente, niente. Poi, quando si è riavvicinata al Signore attraverso Međugorje, il Signore l'ha illuminato proprio sul potere dei sacerdoti, questo potere spirituale che loro hanno. Io stavo come voi lì seduto, a un certo punto lui mi chiama, vieni, 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 mi prende, mi strattona per il braccio, io questi non li lascio, perché sono loro che mi perdonano se vado fuori strada. Cioè il Signore l'aveva proprio illuminato su questa cosa qua. E quindi, se noi ci trovassimo, Dio non voglia, perché questa veramente è l'unica seria sventura della vita, se ci trovassimo in peccato mortale, il Signore ci dà il pentimento, subito dobbiamo andare dal sacerdote, subito. Se di notte ci dobbiamo alzare, proprio come andiamo dal medico quando siamo in fin di vita, subito. Cosa dobbiamo fare? Dire. Il peccato è il pentimento che abbiamo. Sono pentito di questo e questo. Non ci dobbiamo scusare davanti a Gesù. Dobbiamo dire le cose come la coscienza ci illumina. Ho fatto questo, 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 questo. Poi ci pensa il Signore a scusarci. Davanti a Gesù non c'è bisogno che ci difendiamo, ci difende Lui. Davanti a Lui noi dobbiamo dire quello che abbiamo capito di male che abbiamo fatto e che siamo pentiti. Quando il sacerdote ci dice, io ho visto il tuo pentimento, ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, quel male che tu hai fatto in relazione a Dio scompare. Rimangono alcune conseguenze in te, nelle creature, quelle si correggono piano piano. Ecco, il sacramento della penitenza è nato per questo. Non è nato per i peccati veniali. Si è sviluppato per i peccati veniali, mi pare nel Medioevo circa, eccetera, perché anche questo potere, la confessione, ha un potere di confermare il perdono già avvenuto e di darci una grazia per renderci forti nel combattimento contro il peccato,
Questa è la confessione per i peccati veniali, quella periodica. Anche a Međugorje, per esempio, la Madonna consiglia ai laici di farla ogni mese, questa confessione. Si è molto sviluppata ed è una fonte grande di grazie. Nel mio istituto, nella regola, c'è scritto che bisogna farla di solito ogni 15 giorni. Ci sono stati dei papi, mi pare Pio XII, che un periodo si confessava tutti i giorni. Il Papa Pio XII, tutti i giorni, per questa cosa, perché il sacramento è una fonte di grazia anche per i peccati veniali. Anche per i peccati veniali ci dà una grazia in più che l'ascesi personale non ha da solo. Ecco. Quindi di tanto in tanto facciamo bene, anche perché quando noi andiamo a confessarci dobbiamo trovarli sti peccati. Dobbiamo capire cos'è bene e cos'è male. È un esercizio che illumina la coscienza. Io una volta ho fatto questa esperienza quando ero seminarista, e siccome andavo a confessarmi tutte le settimane, poi mi trovavo a dire gli stessi peccati, a un certo punto mi veniva, come si dice, mi sentivo un po' a disagio, anche perché andavamo sempre dallo stesso confessore. E allora dicevo, ma questo qua che proposito fa? E non ci volevo andare più. E era un po' in dubbio così. Allora poi il Signore cosa ha fatto per spingermi? Mi ha fatto venire in mente questa parte del Vangelo di Luca, quando dice: c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si pente che non per 99 che non hanno bisogno. Questo qua per me è stata una grande luce, perché mentre prima pensavo sempre a me, mi vergognavo un po', poi ho pensato, dico, guarda, se io mi pento c'è una grande festa in cielo, c'è più gioia in cielo per un solo... Cioè, ho capito un po' qualcosa della gioia di Dio. Allora, con questa luce, sono andato nella mia stanzetta, lì non mi ricordo, nel banco, ho preso un quaderno, ho detto, adesso appena faccio qualche peccato, subito lo devo scrivere, perché non me lo devo scordare, così quando vado c'ho qualcosa da dirgli e il Signore sarà molto contento alla fine di perdonarmi. Insomma, così, una piccola esperienza che aiuta. Va bene. Ci dobbiamo fermare. Non so se ci sono domande.